La stazione Segneri di M4 si trova al centro di un ampio progetto di rigenerazione voluto dal Comune che interessa il quadrilatero tra via Lorenteggio, largo Gelsomini, via Giambellino e piazza Tirana. Con un obiettivo chiaro, rendere il quartiere Lorenteggio-Giambellino più verde, vivibile, collegato e inclusivo. Alcuni degli interventi si svilupperanno proprio nelle immediate vicinanze della nuova stazione della metropolitana M4, ossia in via Segneri, via Odazio, via degli Apuli, via Manzano, via dei Sanniti e via Recoaro. Il filo conduttore sarà la creazione di nuove aree verdi, la piantumazione di nuove alberature, il miglioramento dei percorsi pedonali con particolare attenzione agli attraversamenti in sicurezza. Vediamo nel dettaglio. In via Segneri sarà realizzato un nuovo parco lineare urbano con spazi pavimentati corredati da verde, panchine e nuovi alberi. Sarà un punto di riferimento per l'intero quartiere che potrà recuperare l'identità e la vocazione pedonale e sociale per cui è stato pensato. In continuità con quanto previsto in via Segneri, si svilupperanno le vasche verdi con alberature ed essenze arbustive di via Odazio. L'area antistante la nuova biblioteca di via Odazio sarà realizzata a raso per creare continuità visiva con il nuovo polo e sarà pavimentata con masselli sulla parte stradale e con lastre di luserna sui marciapiedi. Via degli Apuli, nel tratto tra via Odazio e via Manzano, sarà caratterizzata da una nuova dimensione urbana con la sosta in linea, una nuova pista ciclabile monodirezionale, nuove piantumazioni e nuovi marciapiedi. Anche in via Manzano, nella parte compresa tra via degli Apuli e via Segneri, il progetto prevede la sosta in linea, una nuova pista ciclabile monodirezionale, nuove piantumazioni e nuovi marciapiedi. Via dei Sanniti e via Recoaro manterranno la sezione stradale esistente, riqualificando i marciapiedi con l'aggiunta di vasche verdi e nuove piantumazioni per realizzare un percorso alberato. Questi interventi contribuiranno a restituire un quartiere più bello, più verde e con più spazi di qualità per i cittadini e una nuova metropolitana, la linea blu. Per scoprire tutto di M4 vai su metro4milano.it.